Ringraziamo per questo spettacolo Cinzia Denisco, la costumista e scenografa, e il dottor Tinella per averci concesso il locale dove abbiamo provato fino ad oggi. E ringrazio ancora il professor Preneste Anzolin in qualità di dirigente scolastico della scuola elementare Gianni Rodari che ci ospita e Margherita, la coordinatrice del laboratorio urbano. Si tratta di una fiaba araba, uno spettacolo pensato con l'obiettivo di attivare un processo di educazione alla tolleranza e al rispetto delle culture, al fine di presentare e conoscere un mondo, quello arabo, che ormai non è più così lontano dal nostro, e quindi di abituare il bambino a sentimenti di fratellanza, amicizia e giustizia. Lo spettacolo teatrale è realizzato dalla compagnia Isteres, composto da me, Attorino Roberta, e Tiziana Tinella in qualità di registi, Elena D'Eredità e Marica Bevilacqua in qualità di attori. Interpretiamo vari personaggi, tra cui Omar Sharif, il re, Amira, la principessa, Sheikh, Sheikh e Shok, che sono i tre pretendenti. Come progetti per il futuro ci auguriamo di realizzare ancora altri spettacoli sempre sul filone dei bambini e di raccogliere maggiori consensi sia tra i bambini ma soprattutto tra gli adulti. Dedicata a chi spazia con la fantasia, a chi crede alle favole, a chi ama sognare. Vedremo donne bellissime, delfi sapienti e beduini avventurosi, tutti coinvolti in storie di speranze, sogni e rischi. Di certi romanzi rosa. È un amore pieno di profumi, odoroso, di notti stellate. Un uomo privo di passione e di desideri. Un uomo assetato solo di denaro e di potere. No, mio Dio, non può essere così. Ti prego, non abbandonarmi. Non privarmi della gioia della mia giovinezza e della mia libertà. E lui sta arrivando. Come farò? Devo subito trovare un modo per salvarmi. Desidera Amira. Vuole che sia sua. Poco importa se non è ricambiabile. La sta cercando. Amira, sei qui. Sono felice di vederti. Spero tu cambierai presto idea sul nostro amore. Thank you.
un'altra cosa incredibile. Non prestargli fede prima di aver controllato che sia vero. Allora l'uomo, curioso, aprì la mano e liberò l'uccello, che andò a rifugiarsi su un albero, rivelando la seconda verità. Non ripiangere mai la perdita di una cosa, anche se fosse preziosa come la vita. Allora l'uccello abbandonò l'albero e raggiunse la cima di una collina e riprese. Stupido uomo, sappi che io porto su di me due enormi gioielli e ciascuno pesa 100 grammi. Ora sarebbero tuoi se invece di liberarmi mi avessi ucciso. Meravigliato da questa rivelazione, l'uomo rimase un attimo in silenzio e poi disse: rivelami almeno la terza verità. Non hai un briciolo di intelligenza. Che senso ha rivelarti la terza verità se non hai ascoltato le altre due? Ti ho detto di non rimpiangere mai la perdita di una cosa e di non prestare fede a una storia che sembra incredibile. Ed ecco che sei subito afflitto per la perdita di qualcosa. Mio caro re, adesso si è fatto tardi. Vai a riposare, ti racconterò tutto domani. Mi viene il sospetto che tu mi voglia trarre in inganno con queste tue storie. Ma no, re, non c'è nessun inganno. Riposa tranquillo. Perché non parli? Ora non mi va! Perché stringi forte le mie mani e coi tuoi pensieri ti allontani? Io delle pene! Dubbi non ne ho. Per il tuo padrone io ti aiuterò, anche se il futuro ha dei muri enormi. Io non ho paura e voglio innamorarmi. Prima dell'alba ti aiuterò a fuggire. Conosco una terra lontana dove potrai essere al sicuro. Seconda stella a destra, questo è il cammino. Poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma ha ragione, mi ha un po' preso la mano ed ora sai, quasi convinto che lì.
Devi sapere, mia adorabile principessa, che tempo fa partì per una terra della sconfinata Arabia. Lì mi imbattei in un mercato e fui subito attratto da un oggetto misterioso. Uno specchio con la cornice in argento. Se poserai lo sguardo su quello specchio, ti mostrerai il volto della persona amata. Così mi spiegò il commerciante, ed è per questo che l'ho conservato finché non mi ha portato da te. Grazie, Sheik. È davvero bello. E tu, Sheik, cosa hai da raccontarmi? Mia amata, durante uno dei miei tanti viaggi di lavoro, intravidi nella bottega di un tessitore un tappeto dei disegni. Se ti siete lei sopra, lui ti condurrà la persona da te amata. Così mi disse il venditore. Io l'ho custodito gelosamente fin quando non mi ha condotto da te. Grazie. Grazie, Sheik. È bellissimo questo tappeto. E tu, Sheik, dimmi qualcosa. Dolce amica, ti spiegherò ben presto perché non ho con me nessun dono. Se solo vorrai ascoltare questa storia ad occhi chiusi. Un giorno, all'ombra di una palma, vidi una fanciulla in lacrime. Lei mi spiegò che era stata promessa sposa ad un re che non amava. Io l'aiutai a fuggire lontano da quella terra. E quando il re si accorse della nostra fuga, mi lasciai afferrare, facendo perdere le tracce della principessa. Sheik, sei proprio tu. Non posso credere che sei qui. Sei davvero tu. Quel giorno mi aiutasti a fuggire dall'ira funesta del re e per me hai rischiato la vita. E oggi il destino ci fa rincontrare. La fantasia. Che può volare. In fondo i sogni hanno bisogno solo di un po' di coraggio per diventare realtà. Buio più non c'è. L'applauso e comunque è stato anche molto bello perché sono una storia che comunque accade ancora nei paesi di oriente. È stato molto bello ed estremamente di attualità. La cosa che mi ha particolarmente colpito è rappresentata dal fatto che davvero abbiamo vissuto in famiglia la storia di questo tunisino a cui è stato dedicato la Paola per la sua morte in mare. Posso?
Questo spettacolo mi è piaciuto molto perché ha raccontato una storia vera che succede qualche volta. Ed è stato molto divertente, ha fatto ridere qualche volta, è stato anche commovente, è stato molto bello.
c'è questa storia che vi ha fatti ridere, vi ha fatti pensare. Noi questi applausi non vogliamo tenerli per noi. Noi vogliamo dedicarli a un nostro amico che proprio in virtù di quella libertà e di quella felicità che abbiamo sentito prima ha perso la vita durante un imbarco dalla Tunisia qui, e come lui tutti quelli che sperano in una vita migliore, nella libertà che è un loro diritto, ma che purtroppo per averla a volte muoiono. Grazie. Io mi chiamo Tiziana Tinella e con la compagnia Isteres, composta da Roberto Attolino, Marica Bevilacqua e Elena d'Eredità, abbiamo replicato per la seconda volta lo spettacolo Raccontando l'Oriente, solo che questa volta era replicato per gli adulti, mentre l'abbiamo fatto 2 giorni fa per i bambini. E abbiamo riscontrato davvero molte differenze rispetto al pubblico più piccolino, perché il pubblico adulto ci dà davvero molta più adrenalina e riesce a darci una carica che i bambini non riescono a darci, forse perché il pubblico adulto comprende molte più cose, comprende lo scherzo ma comprende anche in profondità il senso vero che vuole donare la storia. E abbiamo riscontrato anche grande risposta da parte del pubblico nei momenti di risate, ma anche nei momenti seri. Ci ha davvero dato quel cosiddetto momento catartico che il teatro propone a volte. E questo spettacolo lo replicheremo ancora, lo replicheremo tra qualche ora, e ci auguriamo di riscontrare ulteriormente nel pubblico adulto ancora molta più adrenalina di quella che abbiamo avuto adesso. Insomma, questi sono dei rodaggi per noi ancora. E ci auguriamo insomma di riscontrare e di poterlo replicare ancora altre volte con lo stesso successo. Avete toccato temi molto importanti e attuali. Quale messaggio volete lanciare? Allora, l'intento della compagnia e quindi delle attrici è quello davvero di svegliare le coscienze di chi dorme su questo argomento, quello della libertà. La libertà è una cosa che ci spetta, è un diritto, non è qualcosa che dobbiamo conquistarci, e conquistarci a volte con fatica. Quindi davvero abbattere l'indifferenza che c'è verso questi popoli che lottano per un diritto, e noi invece li vediamo semplicemente come invasori o come gente vagabonda che potrebbe invadere il nostro territorio. Invece non è così, questa gente cerca solo libertà, lotta per i propri diritti. Chi è la capa? Proprio in virtù del fatto che siamo una sola mente, ma tante idee, non c'è una vera e propria capa. Ci sono 2 attrici che hanno curato la regia in particolare, ma nessuna che trascinava un po' di più. Ognuno di noi ci ha messo davvero il possibile in questa messa in scena. Le prove sono state lunghe? Sì, abbiamo iniziato ad ottobre, siamo a fine febbraio, sono state lunghe, ma uno spettacolo del genere necessita di prove lunghe. Lunghe ma a tratti piacevoli, a tratti impegnative, divertenti, ma necessitava di prove abbastanza lunghe. Tiziana, com'è nata l'idea di questa commedia? Sì, l'idea di questa commedia è nata innanzitutto da una grande passione per il teatro. E il teatro è un'arte che ti dà la capacità di utilizzare tutti i sensi, quelli tangibili ma anche quelli interni all'uomo. È nata anche dal desiderio di alcune di noi e dalla grande passione e amore verso questi popoli. E poi perché è un periodo particolare per queste terre, e quindi vogliamo davvero sensibilizzare all'accoglienza per questi popoli, perché abbiamo riscontrato che questi popoli accolgono con grande gioia, a differenza di noi che a volte siamo diffidenti su gente straniera e soprattutto sul popolo arabo. E quindi abbiamo messo insieme queste 2 passioni, quella per il teatro e quella per l'accoglienza di questo popolo, ed è nato questo spettacolo. È nato ispirato a tratti da una storia già esistente, ma per la maggior parte inventato dalla pura fantasia di mia e di un'altra attrice. 4 donne, uomini 0.
Allora, innanzitutto tra donne c'è molta più solidarietà, ci si comprende molto di più. A tratti si sente la mancanza di qualche uomo, ma la scelta è dovuta proprio a un'intesa tra queste quattro donne, cinque con la scenografa, che ci hanno permesso davvero di lavorare con una sola mente, e una sola mente ma tante idee, e quindi non abbiamo sentito la necessità della presenza di un uomo. È venuta fuori una bella storia nonostante fossimo quattro donne. Le donne sono molto creative. Lo diciamo chi è la scenografa? La scenografa è Cinzia Denisco, costumi e scenografie.